Con una delibera la Giunta regionale ha stabilito la nomina di un commissario straordinario ed unico per i tre consorzi di bonifica Trigno e Biferno, Larinese e Basso Molise, una decisione che sta producendo critiche e discussioni. Ad esprimere critiche e perplessità è stato il già consigliere regionale Salvatore Ciocca. Parliamo della delibera della Giunta regionale numero 165 del 3 giugno, approvata all'unanimità dei presenti, dunque senza la firma dell'assessore Nicola Cavaliere, che indica e designa come commissario straordinario unico dei tre consorzi di bonifica Trigno e Biferno, integrale Larinese e Basso Molise, il dottor Fabio Rastelli. Le tante considerazioni e il percorso individuato fanno molto discutere e sono già numerose le note critiche giunte nelle redazioni degli organi di informazione. Nessuno, nonostante le varie decisioni prese, gli indirizzi in consiglio regionale, le determine, le mozioni, le interrogazioni e anche le rassicurazioni fatte nel tempo, sta mai cercando di non solo impedire l'assalto alla diligenza che da anni, la Puglia per esempio, sono 40 anni che prende di giorno, di notte, continuamente l'acqua dalla diga di Occhito come se fosse tutta sua, senza nessun ristoro. Ma nessuno fa una programmazione generale, tant'è che l'ultima delibera fatta da questo pessimo presidente Tom, da un punto di vista politico, per l'amore di Dio, che da solo si assume l'onere e la responsabilità con una deliberazione dove ha tenuto nascosta la vera intenzione di dare un mandato a un commissario straordinario che in effetti dovrebbe fare solo ordinarietà, addirittura di programmare insieme alla Puglia il raddoppio, diciamo, dell'acqua che diamo e quindi fare un bypass da Liscione alla costruenda diga di Finocchito. Cioè non solo non regolarizziamo quello che da 40 anni ci stanno sottraendo senza ordine, senza norme, non rispettando delibere intraprese dalle due regioni al tempo, ma addirittura concediamo ulteriore acqua andando a toglierla alla diga del Liscione, e in questo modo potremmo assetare definitivamente il Basso Molise, Termoli, Montenero, Campomarino, eccetera. Ma può un presidente di regione in una delibera, la 165 del 3 giugno, oltre ad indicare un suo collega commercialista come commissario straordinario per riunire i vari consorzi di bonifica, quello larinese, quello del Medio Trigno, e fare un unico consorzio? Fin qua ci potrebbe stare, magari si risparmia, ma i consorzi sono destinati a gestire le risorse idriche per quanto riguarda la semplice irrigazione, e mi auguro anche a recuperare tutti quei soldi che purtroppo sono diventati dei pozzi senza fondo, non hanno mai riscosso.